Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. E benvenuti in questo 18° episodio dell'Extreme Crazy Rock a Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio abbiamo scoperto come il sacrificio per il divino non abbia ancora dato i suoi frutti. Infatti abbiamo ottenuto delle evoluzioni, raga, dei Pokémon che cazzo, che cose brutte. A parte, signori, a parte lui, il mitico Weed, che non ho assolutamente curato dall'allenamento, dato che l'ho finito letteralmente 3 secondi fa. Allora, ragazzi, prima di iniziare con questo episodio, due piccole cose. Innanzitutto, mi scuso se nello scorso episodio ci sono stati due problemi. A, avevo leggermente tagliato lo schermo nell'editing, sicché si vedeva praticamente la barra dei dialoghi un po' tagliata. E ragazzi, avevo messo la facecam un po' storta. Infatti vedete che l'ho rimessa nella solita posizione. Togliamo il cursore. Proprio per questo motivo. Detto ciò, ragazzi, direi che possiamo iniziare con questo video. Vi invito, ragazzi, siccome questa serie sta crollando un pochino, a lasciare un bel mi piace. Mi raccomando, proviamo a raggiungere come al solito i 250 like. Fatemi vedere che ci siete ancora. Anche perché, ragazzi, alla fine di questo episodio evolveremo una delle due catture dello scorso, ossia, in questo caso, il nostro amato Flintstone. Infatti, ragazzi, Tullia è il soprannome più tumore che io abbia mai dato nella mia carriera. Purtroppo si evolve al 40. Siccome là dietro sul letto io c'ho chimica, signori, chimica, devo studiare, e quindi non ho tempo. Mi sto prendendo mezz'ora per registrare questa cosa, questo brobrio. Ma direi di iniziare ad affrontare questo karateka. Vi farò vedere la potenza del nostro gatto di tipo veleno. Per l'appunto si sa che la weed è nociva, e quindi abbasso la weed. Godetevi la vita, infami. Tra l'altro gli abbiamo aperto il culo con una spada solenna. Spada solenna, ok, perfetto, interessante. Sono una persona assai stupida. Sono una persona assai stupida. Per fortuna che non è morto. Questo episodio inizia nel peggiore dei modi. No, dicevo, mi raccomando, ragazzi, vivete la vita, non fumate, per piacere. Poi perdo gli iscritti e poi non ho più le visual. Non sia mai che succede una roba del genere. Io perché ho finito le pozioni? Ma perché io inizio gli episodi che sono preparato come l'Italia quando va in guerra, cazzo? Ma Creepy, ma svegliati. Allora andiamo a prendere ste dannate iperpozioni. Ne prenderei una ventina, visto che comunque c'ho i soldi. Perché avete presente tipo il karateka che vi compra le cose a cazzo, che vengono tipo dall'abisso che c'è lì lì, insomma, nella baia Aspiraria, ok? E niente, io ci avevo a casa un vaso antico. Mi ha detto, oh figo, mo te lo pago la madonna. E me l'ha pagato effettivamente la madonna. Quindi adesso c'ho un fracco di soldi. Giustamente tu vai al centro Pokémon e ti dimentichi di curare. Creepy logic, perfetto. Allora, proseguiamo, forza donna. Veloce, veloce, che io non ho tempo. Devo andare a studiare. In questo episodio, raga, vorrei arrivare perlomeno a... Dovrebbe essere soffio... No, non è soffio... Forte brezza! Forte brezza, mi sono ricordato, si chiama cazzo forte brezza, ecco come si chiamava. Allora, però ragazzi, prima di addentrarci in questo percorso, urge svolgere la nostra cattura. Quindi io mi dibatto, mi dimeno in questa erba. A proposito di weed, dai, fermi, no, no. Ma perché devo avere il cancro alle ossa, perché? Allora, tiriamogli una Ultra Ball. Perlomeno si evolve. Però dovrebbe tipo imparare Forza Antica per evolversi. Quindi praticamente non lo so se si evolve o no, perché in questa serie ho randomizzato pure la mia mamma. E quindi non so assolutamente che cosa succede. Tendiamo, quando si decide entrare. 1, 2, 3. E ci voleva così tanto, perfetto. Lo chiamiamo... Ce l'ho, raga. Tipo spettro, ok, perfetto. È un Tangela che è stato sodomizzato ed è morto. Ce l'ho il nome, raga. Ce l'ho. E posso mettere anche un tag di quelli potenti. Lo chiameremo Spaghetti. Somebody touched my spaghetti. Ok, perfetto, fermi. Spaghetti.
Ok, perfetto. Raga, vorrei... Allora, se siete bravi a fare meme, fate un bel meme. Somebody touched my spaghetti con Tangela al posto degli spaghetti. Vi prego, allora, mettiamo Bernard davanti, che è rimasto sottolivellato senza motivo apparente. E affrontiamo questa karateka. Evidentemente questa qua è il ritrovo del dojo quando Kanto è stata rasa al suolo. Florentino Schoolboy con Palkia. Florentino Schoolboy con Palkia. Tutto nella norma, è risaputo che Florentino Schoolboy, campione della regione di Kalos, ha per l'appunto i leggendari in squadra. Ok, a noi va bene così. Allora, vedi di... Cos'è sto... Ha twerkato? Cosa ha fatto? Allora, fermi, spada mistica. Allora, aspettate. Ho riflettuto su una cosa. Adesso però l'ho fatto. Spada mistica è diversa da spada solenne. Ora, la differenza è che spada mistica è di Keldeo... Sapete che io non mi ricordo assolutamente. Oh, spada mistica dovrebbe essere di Keldeo, mentre spada solenne di Cobalion, Virizion e Cancrachion. Però non lo so effettivamente. Boh, questa serie non è adatta. Non è adatta questa serie alla conoscenza. Perché qua ignoria. Bolla raggio, signori. Quanto toglierà un pisellino? Eh no, beh, 75. Aspetta che non dovrebbe essere malaccio. Se solo potessi togliere cazzo di taglio. Sì, oddio, potrei levare spada mistica a sto punto, sì, perché è randomizzata col culo, c'è poca precisione. Alla fine cambia di un 5 la potenza, quindi fanculo, rischiamocela. Ok, perfetto, direi che possiamo proseguire verso le nostre mete desiderate della vita. Allora, qua se non sbaglio dovrebbe esserci... No, Sed, l'hanno rimossa! Ma c'era una coppietta di nonnetti bellissima, se non sbaglio. O delle bambine, non mi ricordo. Raga, ho problemi con l'età. Una bacca stagna. Grazie, randomizer. Proprio bravissimo tu. Allora, se non sbaglio, su di qua però c'era un MT molto interessante. Io non volevo Natu Shiny. Io non volevo Natu Shiny. Almeno fossi stato Natu Shiny, ma io non volevo Natu. Io non volevo Natu, io volevo... Oh, okay. Dimmi che c'ho forza. Mannaggia i fenicotteri. Raichu, buongiorno Surge, perfetto. Tra l'altro noto una certa spasticità nello sprite da avversario. Ok, perfetto, oh, via. La MT la prenderò fuori per... La MT, raga, attenzione, sono diventato un rumeno. Per tutto rispetto con i rumeni che ci stanno ascoltando, vi voglio bene anch'io. Allora, Rachel Swimmer con un Aggron, nuoto Pokémon, cavalcatore di onde. Risaputo comunque. E, cioè, e non di Ferrari comunque, di onde però. Comunque... Scusa, però non ti incazzare. Non serve arrabbiarsi così tanto. Ma non prenderti male, cazzo, che è permaloso sto Aggron. Hashtag Aggron permaloso nei commenti. Ma guardalo, si è preso male. Luce Siluro, ma che cazzo è? La guerra sottomarina. Cioè, non lo so, bolla raggio, dai, vai giù per piacere. Niente da fare, niente di cosa. Spamma Luce Siluro come fossero cioccolatini nella fabbrica di Willy Wonka, perfetto. Taglio. Serviva un taglio per distruggere un Aggron. Ditto. Lo sconfigo con un dito. Con un dito. Come non detto. 46 per Bernard. Dovrebbero fare una legge contro le freddure, non so. Tipo, adesso che siamo in periodo di elezioni, no? Se conoscete un partito che fa la legge contro le freddure, ditemelo. Io lo voto subito. Così almeno mi do un freno, perché andare avanti così non è possibile. Precisione X. La bellezza. Proseguiamo. Allora, qua abbiamo un ingente pescatore. Sono abile a pescare e... DAI! Tu hai ucciso Change. Hai fatto una freddura. Avevo appena detto di non farle. E in più mandi il Pokémon che ha ucciso Change. E fai ruggito. E fai ruggito. Mi prendi per il culo. Allora, fermi. No, raga, lui va ucciso. Se ti trovo, tra un attimo ti ruggisco addosso tante di quelle bestemmie che scende giù Gesù Cristo a stringermi le mani. Mi stringe le mani e mi perdona da ogni mio peccato. Oh, sì. Brava, Weed. Bravo, Weed. È un maschio, ragazzi. Si sa che la droga si traduce con il droga. Perfetto, proseguiamo. Dopo sta strozzata colossale. Allora, vai con Surf, perché se non sbaglio su questo isolotto povero c'è... Cioè, calà. Perfetto. Messville. Che cazzo, porca puttana è sta merda? Di un punto è fatto... Ah, di... Ah, messaggio villaggio.
Ok, perfetto, è il ponte villaggio, villaggio ponte, come cazzo si chiamava, minchia. No, che nomi che danno in sta genna. Allora, fermi qua, strumento nascosto quotato a 2 più o meno. Dove? Ti sgamo adesso. Ok, no, mi sono rotto le palle, via. Allora, lì c'è un altro strumento molto più visibile, quindi direi di puntare a lui. Quindi prendiamolo. Beccata. Ok, perfetto. Cioè, l'ho beccata su questi... Raga, che video di merda! Allora, fermi, Golurk. No, dicevo, beccata è bella forte, raga, in questa genera, a parte gli scherzi, quindi GG. Legnicorn, vediamo di mandare giusto cose e di rifarci la vita. Mamma mia, Weed è forte comunque, raga. Weed se la cava abbastanza bene, mi piace. Weed, ok, perfetto, ci siamo capiti. No, perché io non posso dire a un Pokémon che è forte, poi mi missa l'attacco. Manco cazzo, avesse fatto puro gelo, ho fatto lega tutto, porca puttana. Ti prendi una corda e hai risolto il problema. Fatemi vedere un attimo le statistiche di sto Pokémon. Vedete che comunque sono abbastanza bilanciate. Noto con piacere che la difesa speciale è rimasta bloccata agli antipodi della creazione dell'universo. Sembrava così promettente quella difesa speciale, invece è morta. Ok, perfetto. Dopo questo bellissimo monologo in tenore, direi che possiamo proseguire. Sapete che non l'avevo vista? Mi sono triggerato, non l'avevo proprio vista. Non so perché. Mia Juggler, ok, Seismitoad, perfetto. Le rane fattone contro ACDC. Sarebbe stato più giusto mandare Weed. Ma questi sono altri discorsi, allora fermi tutti. Veleno spina, stavo per dire velo spina. È la mossa dei musulmani, velo spina. Allora, fermi. Veleno spina. Poi ovviamente non vi prendete male, raga, io sto scherzando, battute carilla. Le faccio un piglio per il culo anche da solo, quindi andate tranquilli. No, che poi mi denunciano per razzismo, sapete. Allora, ok, sì, quella lì è la MT che non posso prendere. Tu non mi sfidi se non sbaglio. Lui sta cercando tesori con un flauto bianco. Il Pied Piper proprio, cioè il pifferaio magico. Allora fermi, di qua non mi ricordo se c'era qualcosa di utile. Se non sbaglio questi qua insegnano le mosse celse. Fatemi vedere un attimo. No, non mi interessava la libreria in realtà. No, ok, forse... No, forse era nell'altra... In Pokémon nero e bianco che mettevano le mosse celse qua. Però forse adesso le hanno spostate. Giustamente perché come collocazione era un po' triste. Allora direi di proseguire. Ah sì, le avranno spostate per tenerle nel dopo lega, sicuro. Ma quel coso lì come... Cioè lo raggiungo col pisello. Ah no, ok, devo scendere di là, perfetto. Scusate il petrarchismo, però sono rimasto un attimo basito. Allora, se non sbaglio qua c'è una triade, un duo di pescatori altresì utile. Allora mettiamo Plato, raga, che oggi non ha ancora combattuto. Allora, via. Affrontiamo questi due qua, perché siamo già a 11 minuti. Forse riusciamo addirittura ad andare oltre a forte brezza, vi dirò. P-Sailor. Cioè, che quando affronta N, dice P-N. È partito nazionale. Ok, perfetto. Allora, fermi. Lui ha fatto rimbalzo. Non dovrei... io sporco. Urlo rabbia. Tua madre nella stanza. Plato, perché? No, mamma, dov'è la mamma? Dai, ma perché deve andare sempre così la vita? Voglio morire adesso. No, dai, non è possibile sta cosa. Non è possibile, ma c'è una forza divina che non mi fa attaccare se sono riesci. Plato, attacca. Ci voleva così tanto, mannaggia. Guarda, è praticamente morto. Ci voleva così tanto. Allora, fermi, diamo un'iperpozione a questo Uxie che mi ha diluso alla prima apparenza. Beh, bello, questo è stato geniale, raga. Grande. Bronzong lifestyle, proprio. Salti in alto, muori, perfetto. Allora, fermi, Frana. Bello, Frana, blocca. Ok. Gotitel. John Frog, raga, senza alcun dubbio. Anche lui oggi non ha ancora combattuto ed è al livello più basso degli altri. Inaudito, blasfemia, mega assorbimento su questo Gotitel. Mandiamolo a casa col biglietto di sola andata. Niente, Red. Bello, sono una lia quando sei sveglio. Mamma mia, sarà perché dormi in piedi, va, schiatta. Ok, perfetto. Adesso mettiamo davanti John Frog e proseguiamo nel nostro viaggio verso l'ignoto e verso l'inconscio in una sfera dimensionale alternativa, che manco ultramondo. Ok, perfetto, dopo questa cosa senza senso voi sapete che ti presento all'Uomo Mola. Guardate all'Uomo Mola. No, non è una Uomo Mola. Non è una Uomo Mola. È una cazzo di balena obesa. Allora, fermi. Aeroassalto. Oh, però la balena obesa deve stare buona. Perché se la balena obesa mi uccide, io potrei veramente.
Allora, calma, è di tipo spettro. È di tipo spettro. Non ho mosse di tipo spettro. Ok, perfetto. Allora, potrei mandare Uxie e provare anche se è paralizzato. Allora, io devo cercare di contenere le bestie. Oh! Questa era orgasmica come cosa, perfetto. Tenaglia, vediamo se riesco a mandarlo giù. Ok, Plato sarà... Plato, ti sei redento, bravo. Si dice redento, sapete che non lo so. Spero di sì, perché altrimenti ho fatto un fade della madonna. Allora, io tempo fa, tempo addietro, per utilizzare un termine più colto, mi sono munito di conostropoli. Forse è il momento di usarli, sapete? Ok, perfetto, proseguiamo. Il conostropoli è una fonte di ricchezza. Allora, da questa parte si andrà verso la fossa gigante, se non sbaglio. Ok, perfetto, siamo tornati qui di sopra. Se non sbaglio, qua dovrebbe esserci un fantallenatore bellissimo e una bestemmia che si cela negli helix fossile. Ok. Ora. Oh, ma che bello ucciderti per salire di livello, raga. Ma non avete mai provato questa bellissima sensazione di ammazzare i fossili per salire di livello? La scintilla che ha fatto traboccare la goccia, cito. Porca tua sorella. Ok. Mannaia, a lei. Perché mi devono paralizzare? Manco fossi un cazzo di abitante di Dublino. Cheat. Questa è particolarmente sottile. Vediamo se qualcuno che viene dal linguistico che... Ma neanche dal linguistico, ma forse lo si fa anche negli altri licei. Vediamo se qualcuno coglie la citazione all'autore. Sono curioso. Allora, perché avevo rimosso di averti... Cioè, perché ho rimosso la tua esistenza? Donna. Swimmer. Crystal Swimmer. Raga, remake di seconda generazione. Reboot confirmed. Perfetto. Chatot. Allora, fermi tutti. Chatot può morire con questa veleno spina. Breccia. Aia. No, non mi farò uccidere da un uccellino che ripete le mie parole. Che tipo che se gli dico Rocket 25 mi dice salve a tutti i reclute e non capisce niente. Octazooka, muori. Allora, vorrei sapere perché è associato alle difese di Cristo, gentilmente. Cioè, perché io con uno Zapdos non riesco a uccidere un uccello che fa... No, non lo avvelenare. Fermi. No, mamma, no. E adesso? Aiuto. Aspetta. Sì. Posso provare a mandare Surge? Se mando Surge, posso colpire per primo con Vuotonda. No, non hai capito. Non hai assolutamente... Io aspetto che gli finiscano i PP. No, io non perdo un Pokémon, mi spiace. Già persi troppi. No, davvero. Destino obbligato. Bravo, fai destino obbligato. Io mi carico tutti i Pokémon, così risparmio pure tempo, guarda. Non c'è problema. Non c'è davvero problema. Fai, con calma, come vuoi tu. Con calma, tranquillità. Guarda, io uso le... Guarda, le uso sui Pokémon a cui mancano... Guarda, io uso le iperpozioni sui Pokémon a cui mancano 20 PS. Piuttosto. Ok. Problema risolto. Godo come un muflone. Muori. Mamma mia, raga, meno male. Ah, tra l'altro, ok, perfetto, reboot. C'è anche lui. Madonna, raga, che infarto. Che cazzo di infarto. Aia. Ve ne toccano. Static. Questo turno è stato fantastico, oserei dire. Allora, calma. Tra l'altro noto che sta laggando la codifica a caso del mio computer. Che bello, raga. Che bello quando il programma di registrazione decide di impazzire. Per chi se lo stesse chiedendo, no, non l'ho risolto bene il problema. Ogni tanto succede. Sì, ho capito, però cioè non è che può andare avanti così, voglio dire. Cioè, muori e... Porca di quella puttana, ok? Ok, perfetto. Se sei di tipo spettro impazzisco, ok. Grazie, ole, bello turbofuoco che mi fa due pippe con gli alluci, dai, muori, via. Oh Gesù, ok raga, non riusciamo ad andare oltre forte brezza purtroppo, ci avrei sperato ma non succederà probabilmente, anzi tra l'altro immagino che dovremmo anche fare una, cioè mi ero dimenticato, ma ci sarà anche da fare una, come si dice,
una parte di trama, se non sbaglio, a Fort Brezza. Allora, ok, perfetto. Olè! Siamo qui da questa parte. Se non sbaglio, questo passaggio non c'era in Pokémon Bianco e Nero, ma... Grazie. Via, leviamoci dalle palle. Sì, però lui c'è uno Zapdos che sta morendo. Vorrei anche evitare. Che bello, raga, che in questa gen hanno levato il veleno che se ne va con il passare dei passi. Il passare dei passi, Petrarca. No, però effettivamente è una bella cosa. Anche se... No, dai, non adesso. Ma non puoi avvisarmi. Ma io sto mandando i Pokémon meno mati a livello cerebrale. Dai, ma ditelo. Ditelo che siete infami e risolviamo il problema. Ma ditelo, creepy, siamo infami. Almeno io lo so. Schiatta. Non gli ho fatto una pipa. Ma mummia, ma tua mamma è una mummia, forma. La tua droia, come direbbe. Era entrato nel team. Una battaglia in triplo di merda, porco di quel... Muori, tua madre infame. Dai, che palle, ma ci ho messo 2 giorni per allenare Weed, ma era pure forte. Porco! No, raga, cioè, non ce la posso fare io. Perché? Allora, in questo episodio è andato tutto liscio. Dall'inizio alla fine siamo arrivati agli ultimi 2 allenatori che mi stanno aprendo il culo manco fossi un maiale in macelleria. Mi sono rotto le palle. Muori! Lancia fiamme, ma devi schiattare nella vita proprio. Non gli ho fatto una sega neanche impegnandomi. Non lo so, faccio un altro tenaglia? Un altro tenaglia, che dite? Ok, perfetto. Guarda, va tua sorella mummia, va. Tua sorella mummia proprio. Ma schiatta, Dio. Schiatta, schiatta, anche tu schiatta, Cristo. Schiatta. Quanta cazzo di vita c'hai, porco due. Quanta vita c'hai. Madonna, ma quanta vita c'hai. Ma schiatta prima o poi, ti prego. Non ti si regge più. Ma tua sorella è imbuto. Tua sorella è imbuto proprio. Guarda, oh. No, raga, mi gira le palle. Ci ho messo veramente 3 giorni per allenare quel coso. Ma Cristo. Surf. Tanto i tipo spettro abbiamo capito che non sono. Muori. Dio. Rosico, raga, Rosico, non ce n'è. Rosico. Cos'è questo? 18° episodio e siamo a 9 morti. Manteniamo il trend di una morte ogni 2 episodi. Perfetto, guarda, perfetto. Non aspettavo altro. Dio. Ma il segno di rispetto, tua madre. Tua madre, ma il segno di rispetto, ti faccio il dito medio. Vuoi vedere che bel segno di rispetto? Che è sta merda? Ma da dove sta casa? Ma in che universo? Forse sono loro che insegnano le mosse eccelse. No, parlano del Pokémon World Tournament. Abitate dall'altra parte della regione, Vigor Banda. Che palle, raga. Che palle. Adesso vedremo in chi si evolve coso. Come si chiama? Flintstone. E poi vedremo chi mettere in squadra. Allora, questo è Cobalion che si deve levare dalle palle, però. O rimane qua? Cosa fa? No, bella, rimane qua. Ma io non ho intenzione. Beh, vediamo in chi è randomizzato. Va, giusto per... Giusto per, tanto, sono curioso. Ok. Entai. Interessante. Ovviamente, raga, dobbiamo fuggire. Ovviamente, raga, dobbiamo fuggire. Perché purtroppo... Purtroppo non abbiamo la possibilità tecnico-tattica di fare le cose che dobbiamo fare, ossia catturarlo. Nel senso che abbiamo già fatto la cattura su sto percorso, non per altro. Allora, Bernard quanto ha di vita? Ok, perfetto, è pieno. Quindi direi di tenere lui per il momento, visto che penso ci sia... Ecca là, un'altra allenatrice di merda. Buongiorno. Oddio, Bisharp. Raga, Bisharp è uno dei miei Pokémon preferiti, non so se l'ho mai detto. Insieme a Ninetales, insieme a Yamask, è veramente uno dei miei Pokémon preferiti. Mi piace davvero un casino. Bacca pesco, ok, perfetto. Siamo tornati col trend delle bacche. Tu, non... Ok, perfetto, grazie, grazissimo. Allora, io... Mamma... Dai. Cioè, questo è pure in triplo. Questo è pure in triplo. Raga, io non... Queste battaglie in triplo veramente mi sconquassano l'animo, è incredibile. Mi distruggono fisicamente, io non so più cosa fare.
Cioè, ci metto 2 giorni poi a farle, perché Dio Cristo, ci metto veramente 2 giorni. Aia, 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 no. Allora, fermi. Ovviamente pozione su di lui, sia chiaro, non sono impazzito. Allora, fermi. Con Zapdos provo a fare un veleno spina su Livanni. È l'unica. Allora, loro due con un surf dovrebbero schiattare in teoria, eh. Teoria. Pugno rapido, piano, 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 ok. Pari attacco, ok. Veleno spina su coso, ok, non gli faccio niente, ci sta. Surf, oh, John Frog regge, loro muoiono, ok, perfetto, ci siamo. Speriamo che Livanni non attacchi John Frog, se no impazzisco, davvero. Impazzisco, ve lo giuro. Fermi tutti. Turbo sabbia, ok, perfetto, va già meglio. Va già molto meglio, perfetto. Allora, io non ho intenzione di rischiare di perdere un altro Pokémon, perché già la perdita di Widow mi ha fatto girare le palle. Cioè, che poi in realtà tra tutti i Pokémon che potessi perdere è quello che, a cui tengo di meno, barra meno utile, però... No, aspettate, ho sbagliato, mi sa. Volevo fare un'altra cosa. Cioè, ma io posso fare... Posso fare sta cosa qua, cioè... Curare lui e poi attaccare diretto. Ma che figata, non lo sapevo, bella. Ok, perfetto. Sì, tanto se attacco il nulla lo prendo per forza, perché un Pokémon c'è. E quindi nulla. Io bestemmio. Adesso vedremo appena finita sta battaglia in che cosa si evolverà il nostro Dwebble. Magari la parte di trama in cui dovrò parlare con Araria per andare... Aralia. Per andare a parlare di Kyurem e della fossa gigante, ve la risparmio. Sapete tutti la storia di Kyurem. Il drago una volta l'originale, si è scisso, sono diventati uno, è diventato Coso, l'altro è diventato Coso. E alla fine Coso è diventato Coso. Quindi la sapete tutti più o meno la storia. Allora, fermi. Urlora, dai figa, però non puoi morire, cioè veramente. Non puoi non morire. Uno, due, per piacere. Porco di... Niente, un altro episodio di 30 minuti, perché? Perché io devo beccare Gesù. Ok, ok, va benissimo così. Finita. Guarda adesso, guarda quando si busta, cazzo. Guarda quando si busta, è bustato adesso. Io volevo, ho detto, prima di iniziare, bello adesso, episodio 20 minuti scialli, si arriva a forte brezza, poi mi metto a studiare chimica, magari non prendo 4 come al solito. Niente da fare, mi dà pure una bacca a cedro. Nelle lotte in triplo, gli allenatori sono dei figli di zoccola munita di patata. Lastramente. No raga, che palle, davvero, mi sono rotto i coglioni io di perdere Pokémon così. Cioè, questo vuol dire che fuori parti io dovrò allenarne un altro ancora per poi fare quello, quello e quello. Allora, siamo arrivati a forte brezza. Se qualcuno, vi giuro, porca di quella puttana, la coppia che scoppia. Aralia e Bell. Aralia e Bell. Sia chiaro che ovviamente la skipperò senza neanche leggere. Anzi, per protesta farò silenzio. Ok, possiamo proseguire. Allora, visto che l'episodio sta per concludersi, vostra madre cagna! Siete ovunque. Siete ovunque, siete come il cazzo di vaiolo, siete l'ossigeno. Lo so, io so tutto, so tutto, so tutto. So pure quanti peli nel culo c'ha Gekis, so tutto, cazzo, so tutto. Via, ci ho giocato 5 anni fa sto gioco, anche di più. Più volte, tra l'altro. Ah no, ti ficco il... Vai via tu, vai via, vai via. C'hai un cappello bruttissimo. Ok, perfetto, vedete che... Quello lì mi sa che mi deve affrontare. Cosa deve fare? Era lì accampato un po' troppo. Un po' troppo, diciamo, sospetto, ecco. Allora, adesso con calma. Noi prendiamo il nostro due. No, no, ok. Prendiamo il nostro Flintstone. Andiamo a depositare il nostro Guid, che è morto malamente. Per ora non metto nessuno ovviamente in sidebar, perché non lo so ancora. Ci sono tanti Pokémon. Potrei anche pensare di rischiare di allenare Frillish, per dire. Al 40 e passa e farlo evolvere. Adesso abbiamo Flintstones, che ovviamente ho portato presso il livello 41. Questo episodio è durato 30 minuti, come quello di, diciamo, quant'era? 2 episodi fa forse, sì.
E niente, la vita è un po' una scatola di cioccolatini. E non sai mai cosa ti aspetti. Soprattutto se è la morte di un tuo Pokémon. Allora, cerchiamo un avversario degno della nostra... una lumaca preistorica. Possiamo gentilmente evadere dai miei coglioni. Grazie, perfetto. No, perché tanto affrontare un Omanite è più o meno inutile. Cioè, un po' come... ok, così va già molto meglio. Che stress, signori. Che stress sti episodi. Cioè, 30 minuti per fare un percorso. Voi rendetevi conto che ci ho messo 30 cazzo di minuti per fare un percorso. 30 minuti. Ok. Allora. Veleno croce. Io potrei insegnarlo come potrei non insegnarlo. Tanto poi... vabbè, aspettate. Fai dimenticare, sì, tanto c'è doccia scudo, voglio dire. Peggio di doccia scudo, veleno croce non può essere, cioè, massimo. Allora, vediamo se il divino a sto giro... ho tolto le cuffie, vediamo se il divino a sto giro ci assiste. Non so più cosa dire. Vediamo se viene fuori qualcosa di decente. Vediamo un attimo di che tipo è. Per il prossimo episodio lo evolverò di nuovo, ovviamente. Sarà tipo drago. Ok, per buona sapersi. Ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace per combattere la mia depressione. Iscrivetevi al canale, rispondete alla domanda del giorno. Passate dai social per rimanere sempre aggiornati. Premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Passate da Instagram, perché lì, se dovessi morire, lo dirò. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.